milioni, anche bene, la logica stringente cui offerta la sua argomentazione, che conferma anche la tradizione della rivista del diritto sportivo di essere un spazio di confronto vero di alto livello. Quindi ha sempre lasciato nel mente di Massimo Severini un'ampia autonomia e libertà al contendere delle argomentazioni critiche all'interno dell'albero della rivista. Questo è il punto fondamentale, quindi teniamo che sono napoletani e tutti gli altri che ci guardano nella direzione, perché soltanto da un confronto libero che è probabilmente messo molto alto poi si riesce a dare un contributo interessante anche alla governanza dello sport. In merito di Massimo Zattiola, per concludere questa tavola rotonda, immagino partendo sempre dal disegno di che adesso è presentare sul quale sono Massimo in piedi di tanto vicino. Grazie. Allora io voglio parlare di altro, la verità. Dell'ultimo periodo con una qualche riflessione su questo disegno di legge che siamo proprio in e che determina una modifica radicale di quello che è il sistema dell'ordinamento. Sapete che questo disegno prevede la trasformazione di quella che attualmente è il codice di una società che rimane sempre di titolarità del Ministero dell'Economia, ma che tuttavia non verrà più gli organi della medesima nominati da CONI, bensì nominati direttamente dal Ministero medesimo, quindi sostanzialmente dagli organi dello Stato. Questo determina altresì il fatto che a CONI vengono sottratte importanti risorse economiche, quasi tutte, e che queste vengono invece affidate a questa società non più gerarchicamente legata al CONI, un'attività diciamo così di direzione coordinamento, ma vincolata dal medesimo, che avrà la possibilità di finanziare tutte le federazioni sportive attraverso queste risorse, e quindi stabilendo non solo procedendo al finanziamento, ma stabilendo anche gli intenti parametri. Che determina una modificazione radicale, perché in realtà il CONI non ha più controllo all'attività finanziaria delle federazioni sportive, che viene assunto dallo Stato, il quale rafforza enormemente il suo potere ed elimina sostanzialmente quella che noi riteniamo essere uno dei cardini fondamentali dell'autonomia del diritto sportivo. Ora, ho descritto rapidamente perché è evidente che bisognerebbe fare ulteriori approfondimenti, ma il tempo che mi è che ho a disposizione non me lo consente. Allora, facciamo qualche riflessione. Io sono convinto, detto proprio sinceramente, che noi giuristi non possiamo occuparci di politica, nel senso che le norme le fanno i politici e i giuristi le applicano. Conseguentemente, se da poco della strada posso dire che questa riforma non mi piace, è scritta con i piedi, non è norma, nel medesimo tempo non posso entrare nel merito della medesima. Cioè, da giurista, quando sono una serie di esercizi sul mio ruolo, non posso dire se mi piace o non mi piace la condivido o la condivido, è tutto sbagliato. La norma è quella di tutto quello che deve per come è. Allora partiamo ancora dal presupposto, che non è detto che sia poi definitivo, che la norma sarà come è descritta nel disegno sulla legge della legge finanziaria, cioè questo articolo 48 sulle disposizioni parlamentari. Io credo questo, che se la norma sarà questa, e quindi se effettivamente accadrà quello che la medesima è previsto, noi dobbiamo, come giuristi, non stabilire quali sono gli effetti sul piano politico della norma medesima, ma interrogarci su quali sono invece gli effetti di questa nuova, diciamo, questo nuovo sistema con riguardo a quelle che sono le funzioni proprie dell'ordinamento sportivo. Cioè, sostanzialmente,
se viene sottratta tutta la parte finanziaria al Covid, quali sono gli effetti che derivano a come noi abbiamo sempre delineato l'ordinamento sportivo con riguardo alle altre funzioni che sono proprie dell'ordinamento sportivo? Allora, evidentemente ci sono delle conseguenze che sono significative e rilevanti e sulle quali c'è bisogno di una parola passata. Io partirei soprattutto per analizzare il tema dall'articolo 5 del decreto penale. Dall'articolo 5 del decreto penale, soprattutto dai compiti del Consiglio nazionale, si rassumono, non parliamo di principi che ci interessano di più. Vediamo i poteri, che sono una cosa un po' più specifica. Il Consiglio nazionale, dice l'articolo 5, disciplina e coordina l'attività sportiva nazionale, armonizzando la disciplina d'azione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive nazionali. Ora, il CONI perderebbe il suo potere finanziario nei confronti delle federazioni sportive. Conserva però, ai sensi dell'articolo 5, il coordinamento e la disciplina dell'attività sportiva nazionale. È evidente che il termine dell'attività sportiva connota il potere, cioè restringe quello che è il potere del Consiglio nazionale esclusivamente all'attività sportiva, come la tedesca. E quindi, essendo la norma che verrebbe contenuta nella finanziaria una norma successiva, peraltro una norma speciale forse rispetto al decreto Melandri, l'ex posterior deroga a priori, noi dobbiamo sempre ragionare che questa norma abroga le norme anteriori laddove queste siano incompatibili con il suo risposto, questo mi sembra evidente. Sotto questo aspetto non c'è nessuna modificazione, perché non c'è nessuna modificazione, perché qui l'attività e il coordinamento che viene esercitato è un coordinamento, è un coordinamento dell'attività. Dice l'articolo 2.b del sempre dell'articolo 5 che il Consiglio nazionale stabilisce i principi fondamentali ai quali devono uniformarsi allo scopo del riconoscimento ai fini sportivi gli statuti delle federazioni sportive nazionali. Ora, gli statuti delle federazioni sportive nazionali si devono adeguare a quelle che sono ai principi fondamentali del Codice di futuro solo relativamente ai fini sportivi, poi invece devono adeguarsi anche al di là di questo. Questo è un tema che resta aperto, nel senso che il controllo del codice viene esercitato sugli statuti sarà limitato solo a quelle parti degli statuti tedeschi che hanno oggetto l'attività sportiva, o invece si estende anche al di là del tedesco. A seguito di questa riforma si vede entrare in vigore una norma che sottrae al Covid tutta la parte finanziaria e sostanzialmente diciamo così, un'attività di direzione e coordinamento sulla gestione delle singole federazioni di sportive esercito. Andiamo alla lettera E, che mi pare che sia la lettera più significativa. Stabilisce i criteri e le modalità per l'esercizio dei controlli sulle federazioni sportive nazionali, sulle discipline sportive associate e sulle federazioni. Il controllo che verrà esercitato nel futuro, che natura ha? È un controllo che si limiterà anch'esso soltanto all'attività sportiva, cioè strettamente sportiva, o invece si estenderà anche alla gestione. Vediamo lì la lettera interna che afferma qui esplicitamente, delibera su proposta della Giunta nazionale il commissariamento delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo. In caso di gravi irregolarità nella gestione, quindi oggi il CONI è dotato del potere di commissariare una federazione sportiva. Se c'è un'irregolarità nella gestione, una irregolarità amministrativa, ma se non ha più il potere di esercitare un'attività
capacità di direzione e coordinamento, secondo quelli che sono i criteri classici del diritto societario, può poi esercitare un'attività relativa a una mancanza sul piano della gestione? Questo è un altro aspetto sul quale credo che vi occorrerà interrogarsi per stabilire quale sarà il potere fondamentale nell'ambito delle federazioni. Cioè, questa riforma determina soltanto il fatto che lo Stato si ferma nell'arrugire denaro secondo un criterio che stabilirà, poi non è indicato della legge, quindi i criteri dovranno poi essere chiariti, quali saranno, il modo con il quale le federazioni saranno finanziate, e si ferma questo, o invece poi interviene anche nella fase successiva, cioè nella fase esecutiva relativa alla gestione. E chi avrà il potere di sindacare quale sarà la condotta delle federazioni se la gestione non sarà una gestione puntuale, ma una gestione dirigente? Oggi la norma del decreto Grandi è chiara, ma è evidente che la norma del decreto Grandi dovrà essere coordinata con l'entrata in vigore di questa nuova normativa che obiettivamente determina la rivoluzione del governo di Camera, perché in realtà crea un ente che sostanzialmente non vorrà essere molto forte, è inutile che ci sia intorno. Questa è la verità. Dove si estende questo potere di concorrenza? Andiamo alla giustizia sportiva e poi concludo con la giustizia sportiva. Beh, la giustizia sportiva allo Stato non è toccata da questa riforma, perché fino a prova contraria, almeno in parte non è toccata, forse potrebbe essere toccata sull'ambito di alcune attività, cioè su alcune decisioni che assume, con riguardo per esempio alle conseguenze che derivano da eventuali commissariamenti o attività o approvvigli organizzativi delle associazioni, ma di certo non per il resto. Perché non per il resto? Perché obiettivamente questa riforma non può incidere su quel lato e non credo che abbia il coraggio addirittura di sprogare la parte della reale che ha progetto proprio la giustizia sportiva, almeno me lo auguro. Sicché noi che ci occupiamo di giustizia sportiva non ci dovremmo difendere tanto dalla legge dello Stato, ma dai giudici amministrativi, che in realtà sono quelli che cercano di intaccare quotidianamente la portata e la funzione. Io, quando c'è stata la vicenda della Serie B, ormai è finita, a 19 a 22 squadre, un'obiezione che veniva mossa era: ma se la Serie B è a 19 squadre, ci sarà il consaltato. E l'Italia accoglierà il ricorso e si ribatteva, ma se non accoglie la tesi opposta, cioè la Serie B a 22 squadre, ci sarà il ricorso e l'Italia accoglierà il ricorso, perché l'Italia accoglie tutti ormai. Quindi, come se l'Italia sia ormai un organo, come dire, che può qualsiasi risultato, nel senso che non riguarda più l'ambito della decisione, ma semplicemente un confronto con il potere del collegio di garanzia. Se il collegio di garanzia dice A, il TAR dice B, e se il collegio di garanzia dice B, il TAR dice A, è scontato. Quindi, e infatti così è andato esattamente come era nelle previsioni. Due che ho segnato, scusatemi soltanto, la prima è sono contento che l'avvocato Miglione è stato sostenuto l'esame con me, perché mi dà qualche soddisfazione. L'unica cosa è che quando sento che uno ha fatto l'esame con me e siete da questo lato, purtroppo mi rattrista, perché vuol dire che purtroppo io non sono il mio. Il secondo è una punta all'avvocato Antonio. Lui ha ragione che i giudici del collegio di garanzia d'agosto lavorano poco, ma i giudici del collegio di garanzia, diversamente dal loro avvocato, lavorano gratis e quindi hanno preferito la porta di posare. Federazione del Corpo, probabilmente non si fa di un avvocato, ha una
la proposta NASA, questo tipo di l'Italia ha sempre esercitato correttamente, ovviamente, i temi immobiliari. Non capisco il senso, sulle questioni di principio, cioè l'Italia che annulla una sentenza del Collegio di Garanzia sul presupposto di una incostituzionalità di una norma che nasce da una sentenza costituzionalmente orientata da parte della Corte Costituzionale, francamente, a quella del 2009, all'ordinanza del 2016, che cosa è qua? Perfetto. Io avevo detto, e sono convinto che sia così, che se la serie B fosse stata decisa al contrario, 22 squadre, sarebbe stata la stessa soluzione. Allora, che la questione sia ovvia. Allora, perdonatemi, perché non è previsto il dibattito, anzi è previsto successivamente alla chiusura della lavoratura, come si dice in quelle famiglie giuridiche, cioè si continua a discutere, è un inizio, cioè adesso il professor Tacheo è stato nell'aprire degli squarci e degli interrogativi. E quindi io davvero ringrazio moltissimo a Tremonte e affettuosamente l'associazione di Giulio Monte nel ricordo di questo amico di tanti di noi, e confido che appunto il dibattito possa proseguire. Nel sito troverete i video, ci saranno le relazioni, ci sarà ovviamente un dibattito che proseguirà. Davvero grazie e lascio la parola. Grazie.